Oggi c'è la tua zona franca urbana, qual è quella di Virissa? Innanzitutto nei giorni scorsi c'è stata una presa di posizione abbastanza importante da parte delle attività produttive, in particolar modo dalle associazioni di categoria, che si sono lamentate del fatto che una misura che comunque dir si voglia avrà contestazioni politiche o comunque differenziazioni politiche ci sono state tra Giorgio De Matteis e Massimo Cialente sul fatto se fosse una zona franca urbana vera o fosse un'applicazione di un de minimis. Tant'è cioè, nessuno che oggi, dei due c'ha ragione, secondo tant'è, me. Ma non, guarda, posso fare un salto in avanti, non voglio neanche affrontarla perché sembra una guerra questa tra poveri. Voglio invece affrontare un altro problema, il fatto che questo de minimis, che è la misura di agevolazione economica, di ripartenza soprattutto occupazionale e sociale per le micro e piccole imprese, piccole e medie imprese della struttura imprenditoriale aquilana, evidentemente è una misura che va adesso, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 1 settembre, va riportata, va concretizzata con un decreto attuativo, con un regolamento attuativo. E chi lo deve fare? Questo va fatto chiaramente a livello nazionale da chi l'ha emanata la legge, quindi da Barca e Company. Il problema è un altro, che se manca un'interlocuzione a livello locale, evidentemente si scrive un qualcosa che non viene. Ma Barca ascolta più Cialente o De Matteis? Barca ho il dubbio che non ascolti tantissimo, ma che detti le regole a seconda di quelle che sono le sue esigenze. Proprio questo è il problema. Oggi assistiamo a un andirivieni di associazioni di categorie che vanno da Celotto, da Mancurti o da Barca a chiedere delle informazioni, delle concrete e pratiche messe in opera di questa che viene chiamata zona franca perché è un'applicazione dei ministri, ma sappiamo bene che dovrebbe essere il percorso contrario, cioè che le associazioni di categoria dovrebbero fare riferimento proprio a livello territoriale, agli enti locali e alla politica che deve essere il collante delle istanze delle associazioni di categoria. Per quindi cui, la proposta qual è in finale? La proposta che viene fuori da una presa di posizione che nei giorni scorsi è stata fatta anche dal dirigente del PDL che era Petrocchi in maniera importante e forte per mettere in evidenza come la totalità delle imprese, la quasi totalità delle imprese, in particolar modo quelle in difficoltà della città dell'Aquila, potrebbero essere tagliate fuori dal de minimis. Proprio perché il decreto attuativo, il regolamento attuativo successivo a quell'applicazione dell'emanazione in Gazzetta Ufficiale del 1 settembre potrebbe comportare, se non veicolato bene come regolamento attuativo, proprio il fatto che le imprese aquilane, proprio quelle in difficoltà, potrebbero non essere beneficiari di quel provvedimento che dovrebbe essere di rilancio economico, sociale, occupazionale, proprio di un mondo che è in difficoltà oggi all'Aquila. Evidentemente andare a verificare quali sono le misure correttive e indicative per tracciare la strada per andare a scrivere questo documento attuativo è una priorità che spetta all'Aquila e non spetta a Barca. Oggi assistiamo che i commercialisti Confindustria vanno da Barca, da Celotto e da Mancurti e la politica aquilana si accontenta di fare trafiletti per pubblicizzare il fatto che ci sia o meno scritto zona franca urbana o non zona franca urbana, ma è un de minimis che però va veicolato.